Le ripercussioni della pandemia del coronavirus purtroppo non solo a Bitonto si fanno già sentire. La cultura non si ferma, ognuno cerca di continuare a farla con particolari iniziative online, ma attività come i festival sono sospese. Bisognerà pertanto monitorare le disposizioni del governo e trarre l'occasione magari per reinventarsi, anche se sarà difficile ripartire. Abbiamo ascoltato l'assessore al marketing territoriale Rocco Rino Mangini e per lui una possibilità sarebbe lanciare delle edizioni di festival di transizione in attesa del 2021. Stiamo pensando per un futuro, spero non troppo remoto, di promuovere un nuovo tipo di turismo più sostenibile, più slow, se vogliamo, attraverso dei pacchetti, con cui potremmo invitare, turisti, soprattutto italiani, a vivere una vacanza nel nostro territorio, magari agevolandoli dal punto di vista economico, proponendo dei pacchetti 2x3, cioè pagherebbero 2 notti per averne tre, e in quel caso il comune, attraverso formule che stiamo studiando, potrebbe andare incontro sia agli operatori di accoglienza turistica sia agli stessi turisti. Però sono pensieri a medio o lungo termine, perché davvero non sappiamo quando e se potrà riprendere il turismo. Secondo gli esperti, è ben lontana l'idea di un ritorno a un turismo di massa o internazionale. Piuttosto si dovrà pensare ad una formula più sostenibile e adatta al territorio di Bitonto, ad esempio. È attivo inoltre il portale Visit Bitonto, nonché una guida turistica tradotta in due lingue. Si sta pensando anche a migliorare tale strumento, dato che è un'importante risorsa già in campo. Questo portale rappresenterà nell'immediato futuro un rilancio del settore turistico e della promozione del territorio, perché avrà al suo interno la possibilità per ogni operatore turistico, culturale e economico di registrarsi e poter promuovere le proprie attività, i propri menu per quanto riguarda i ristoranti, le proprie offerte per quanto riguarda i B&B. Quindi ci auguriamo che il mix tra nuovo portale turistico e lancio del pacchetto di incoming sulla città di Bitonto possa dare un segnale di ripresa.